La Corsa Rosa per le vie di Brescia contro la violenza sulle donne, alla manifestazione dell'Unione Italiana Sport per Tutti, anche tante bandiere della pace. Pierluigi Ferrari. Migliaia di donne, associazioni, gruppi di amiche, madri e figlie, Brescia torna rosa dopo 2 anni di stop a causa del Covid. Era ora, diciamo che ci mancava questa giornata. A scaglioni di 500 le partenze della corsa organizzata dall'Unione Italiana Sport contro la violenza sulle donne. Non ci aspettavamo questi numeri, ma siamo molto contenti. Purtroppo capita praticamente in una settimana bruttissima. Camminando o correndo, per la prima volta ammessi a partecipare anche gli uomini. Sembra semplice, ma purtroppo ancora non lo è, nel 2022 ancora non lo è. Credo che per tutti sia una cosa molto importante e molto sentita. Ciò nonostante vogliamo dimostrare che c'è ancora la voglia di sorridere. Nel rosa anche l'arcobaleno delle bandiere della pace e gli appelli contro la guerra, rilanciati anche dagli organizzatori. Lo sport contro la guerra, lo sport sociale, lo sport di base ancora una volta per lanciare messaggi di pace.